12 ottobre 1307. Jacques de Molay, maestro dei Cavalieri Templari, si trova a Parigi per assistere al funerale di Caterina di Courtenay, moglie di Carlo di Valois, fratello del re di Francia. In questa occasione, Jacques de Molay è accolto con tutti gli onori dovuti al suo rango. All'alba del giorno seguente, però, Jacques de Molay viene raggiunto dagli ufficiali del re di Francia e viene posto in stato di arresto. Gli viene comunicato che è accusato di eresia, come tutti i membri dell'ordine del quale è a capo, i Cavalieri Templari. Poco più di 2 settimane dopo, Jacques de Molay si trova imprigionato nel castello di Chinon, 270 km a sud-ovest di Parigi. De Molay sa bene che il re di Francia è stato capace di tenere prigioniero addirittura il Papa, tempo prima, quindi non è sorpreso da quella situazione, ma è certo che lascerà quel castello. I Templari sono un ordine molto potente e appena lui parlerà con il Papa, le cose si risolveranno. Ma Jacques de Molay non parlerà mai più con il Papa e lascerà il castello solo nel 1314, per finire sul rogo. Jacques de Molay nasce negli anni 40 del 1200 ed appartiene alla nobiltà di Molay, una cittadina della Franca Contea non lontana dagli attuali confini orientali della Francia. Non ci sono dati certi sul fatto che questa Molay sia il vero luogo di origine di Jacques, perché c'erano all'epoca diverse città con questo nome. Nel 1265 entra a far parte dell'ordine dei Cavalieri Templari e nel 1270 ha raggiunto la Terra Santa, dove i cavalieri combattono. Nel 1291 i Mamelucchi conquistano definitivamente San Giovanni d'Acri, l'ultima roccaforte cristiana in Terra Santa. In questa occasione De Molay non si trova ad Acri, ma a Cipro, che è ancora nelle mani dei cristiani. Da qui i Templari ipotizzano di riorganizzarsi per portare un nuovo assalto contro i nemici e riconquistare la Terra Santa. Nel 1292 muore il maestro dei Templari Thibaut Gaudin e Jacques de Molay, uomo molto diverso dal suo predecessore, viene eletto come nuovo maestro dei Templari. Alcuni mormorano che la sua elezione non ha fatto molto contento il re di Francia, ma de Molay è concentrato su altro. Sa che il suo compito principale è riorganizzare l'ordine per portare la controffensiva in Terra Santa. Per questa operazione servono ingenti risorse economiche e militari. Le risorse per le crociate erano sempre state reperite in Europa, così Jacques de Molay decide di compiere un viaggio in Europa per ottenere nuovi fondi e l'autorizzazione del Papa a intraprendere una nuova crociata. Tra il 1293 e il 1296 de Molay viaggia per l'Europa ottenendo il supporto di numerosi sovrani che accettano di sostenere la sua base a Cipro e indice delle riunioni generali con i membri del suo ordine, i Templari, per provare ad applicare delle riforme interne. Ma non ottiene la cosa più importante per la quale aveva compiuto il suo viaggio, l'autorizzazione papale a iniziare una nuova crociata. Tornato a Cipro nel 1296, egli deve limitare l'ambizione del re Enrico II di Cipro, che vorrebbe sottomettere i Templari alla sua volontà, e allo stesso tempo deve tentare di collaborare con lui per la riconquista della Terra Santa. Dopo alcune battaglie, le operazioni di riconquista falliscono e costano la vita a molti cavalieri. A seguito di questi eventi, nel 1306 il Papa convoca in Francia il maestro degli ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, un altro ordine militare e religioso impegnato nella riconquista della Terra Santa, e Jacques de Molay, in qualità di maestro dei Templari. I Templari erano un ordine militare cristiano sorto nel contesto delle crociate, probabilmente sviluppatosi fin dalla prima crociata indetta nel 1096. Il suo compito era quello di proteggere i pellegrini diretti in Terra Santa, ma divenne pian piano soprattutto quello di recuperare con le armi questi luoghi, caduti in mano ai musulmani. Nel corso dei 2 secoli successivi il potere dei Templari era cresciuto in maniera impressionante. Grazie anche a numerosi vantaggi forniti dai sovrani europei e dal Papa, come l'esenzione dal pagamento delle tasse, i Templari avevano costruito una potente organizzazione estesa a tutti gli ambiti della vita dell'epoca, dalla coltivazione delle terre all'attività bancaria e finanziaria.
Le ingenti donazioni, i fondi che l'ordine riceveva per portare avanti i suoi scopi militari andarono a far parte del tesoro del Tempio, il famoso tesoro dei Templari. Nonostante i Templari avessero fatto voto di povertà, i fondi a disposizione dell'ordine consentirono di costruire roccaforti e chiese, una rete di approvvigionamento di risorse e di imbastire un sistema di prestiti. Quando il Papa convoca Jacques de Molay nel 1306, de Molay è il rappresentante di una delle organizzazioni più potenti d'Europa. Allo stesso tempo, nel 1306, lo scopo per cui i Templari sono nati sembra solo un lontano ricordo. La Terra Santa è stata perduta definitivamente 15 anni prima e già dalla metà del 1200 le operazioni militari contro i musulmani si erano rivelate sempre più fallimentari e i regni cristiani in Terra Santa erano più un nome che una realtà. Nel 1306 i Templari sono un ordine potente e ricchissimo, ma non hanno più un vero motivo per cui dovrebbero essere mantenuti in attività. Soprattutto in Francia, dove la presenza dei Templari è molto forte, il malcontento nei loro confronti va crescendo. Sono uomini di guerra, potenti e temibili, che possono permettersi di valicare i limiti imposti agli altri ordini religiosi e in generale alle altre persone. Vengono definiti avidi, ubriaconi, dediti ai vizi e all'uso della violenza, in un'Europa sempre più mercantile e sempre meno rispettosa della cavalleria d'antico lignaggio. Le due principali autorità con le quali i Templari devono confrontarsi sono il re di Francia e il Papa. Il Regno di Francia è il luogo dove i Templari hanno il loro cuore in Europa, mentre il Papa è ovviamente colui al quale devono obbedienza. Agli inizi del 1300 il re di Francia è Filippo IV, detto il Bello. Filippo IV è un sovrano dal carattere freddo, tanto che i contemporanei lo paragonano ad una statua e lo soprannominano anche il Re di Ferro, poiché è estremamente rigido pure nelle sue abitudini. Nonostante lo stile di vita personale molto rigoroso, il principale problema che si trova ad affrontare per tutta la durata del suo regno sono i soldi. Soldi non per lussuosi svaghi, ma per finanziare i suoi conflitti con l'Inghilterra e con le Fiandre, che avevano reclamato l'indipendenza, soldi per dei fallimentari tentativi di crociata, soldi per la dote della figlia da far sposare. Durante il suo regno, la Francia era spesso in deficit. La sua costante necessità di denaro lo aveva spinto ad imporre nel 1296 una decima sul reddito annuale della Chiesa francese. Questo lo aveva portato ad un accesissimo conflitto con il Papa di allora, Bonifacio VIII. Dopo una guerra a colpi di scomuniche e ritorsioni, Filippo IV aveva fatto addirittura arrestare il Papa. Bonifacio era morto nel 1303, forse proprio a causa degli oltraggi subiti, dai quali non si era mai ripreso. Il suo successore, Benedetto XI, fu Papa per meno di un anno e morì nel 1304, forse fatto avvelenare da Filippo stesso. Filippo IV riuscì a fare eleggere nel successivo conclave un francese, Bertrand de Gaulle, che sarà conosciuto come Clemente V. Clemente V, appena eletto Papa, decide nel 1305 di spostare la sede papale da Roma ad Avignone, in Francia, e questo è molto significativo di quanto pesasse su di lui l'influsso di Filippo IV. In questo contesto, Jacques de Molay e il maestro degli ospitalieri sono chiamati a presentarsi davanti al Papa. Il maestro degli ospitalieri non riesce ad arrivare in tempo perché rimane coinvolto in una battaglia a Rodi. De Molay dunque si presenta da solo, in udienza. Ha preparato un documento in cui presenta un preciso piano militare per la riconquista della Terra Santa, con tanto di numeri sui contingenti necessari all'operazione. Ma il Papa lo ha convocato per fare una proposta completamente diversa. Clemente V è consapevole del crescente malcontento della popolazione e soprattutto dei nobili verso gli ordini militari religiosi e pensa che il compito originario di riconquista della Terra Santa vada portato avanti con un'organizzazione rinnovata. Propone l'accorpamento dei due ordini, visto che, dopo tutto, svolgono funzioni simili, e riporta anche la proposta di mettere i due ordini uniti insieme sotto il comando di Filippo IV, un re guerriero che molto si era speso e aveva speso per le crociate, ed era da poco rimasto vedovo, quindi avrebbe potuto prendere i voti e diventare maestro dei due ordini accorpati. Questa mossa avrebbe ridotto di molto il potere dei Templari. In più, de Molay non riteneva il re di Francia l'uomo adatto a guidare l'ordine e a prendere il suo posto, perciò si oppone. De Molay non può dirsi molto contento dell'incontro con il Papa, ma un'altra cattiva notizia raggiunge le sue orecchie.
In Francia circolano numerose accuse rivolte ai Templari. Nel 1305 un Templare rinnegato, Esquie de Flaron, ha diffuso la notizia che nel loro cerimonie di iniziazione i Templari sputano sulla croce e la calpestano, sono dediti alla sodomia tra di loro, adorano idoli pagani. Molti sospettano anche una vicinanza un po' troppo stretta tra i Templari e i musulmani, quei nemici che avrebbero invece dovuto combattere. Purtroppo queste accuse sono già arrivate anche alle orecchie di Filippo IV, re di Francia. Filippo IV, sempre turbato dalle faccende economiche del regno, ricorda bene la lista dei suoi creditori. In questa lista spiccano molti mercanti del nord Italia e anche un certo ordine religioso, che gli aveva prestato circa 400.000 fiorini d'oro, i Cavalieri Templari. I Templari di Parigi avevano quasi svuotato il loro tesoro per far fronte a questa richiesta di denaro da parte del re, senza l'autorizzazione di Jacques de Molay, che si era molto arrabbiato quando aveva appreso della notizia. I consiglieri del re, Enguerrand de Marigny e Guglielmo di Nogaret, ricordano a Filippo IV che la situazione economica è disperata. Un'idea per estinguere un debito abbastanza grande e rimpolpare le casse dello Stato è proprio quella di far sparire i creditori, e con l'occasione confiscarne le proprietà. Filippo IV è un re molto devoto, ha dei dubbi, ma la scelta è chiara: salvare il regno di Francia o salvare i Templari. De Molay nel frattempo è allertato dalle accuse che ha sentito, propone al Papa di aprire un'inchiesta interna, che verrà effettivamente aperta il 24 agosto per verificare la veridicità delle accuse rivolte ai membri del suo ordine, e si reca il 24 giugno del 1307 proprio a Parigi dal re Filippo IV per discutere della questione. Allora il re lo rassicura e lo lascia andar via tranquillizzato. Jacques de Molay si convince così a non dar troppo peso a quelle accuse. È fiducioso nella posizione di potere dei Templari e sa che solo il Papa può giudicarli. Non sospetta minimamente quello che sarebbe accaduto di lì a pochi mesi. Nel settembre del 1307 Filippo IV ha scelto salvare le casse del regno. Da ordine a De Marigny e Guglielmo di Nogaret di procedere. Forte delle accuse delle quali è venuto a conoscenza e del tutto incurante dell'inchiesta interna aperta dal Papa, non ancora conclusa, la corte dirama ai suoi ufficiali in tutta la Francia un ordine segreto: arrestare i Templari presenti in ogni città del regno, all'alba del 13 ottobre. Questa retata farà in modo che non possano mettersi in guardia l'un l'altro e preparare una qualunque strategia difensiva. Con la scusa di alcuni accertamenti fiscali, i Templari sparsi per la Francia sono convocati dagli ufficiali del re e subito arrestati. Jacques de Molay, il loro maestro, subisce la stessa sorte. Il piano funziona. I numeri non sono certi, ma si parla di qualche centinaio di persone arrestate. La maggior parte dei Templari non oppone resistenza all'arresto. Pochissimi riescono a fuggire. Papa Clemente V, sebbene fosse sempre stato molto vicino a Filippo il Bello, non prende molto bene questa mossa, di cui non sapeva nulla. La prerogativa di giudicare i Templari un ordine religioso spetta a lui, non al re di Francia. Ma il Papa non ha il tempo per agire. Molti Templari confessano ed ammettono di aver fatto quello che si vociferava. Guglielmo di Nogaret aveva esplicitamente consentito a chi conduceva gli interrogatori di utilizzare qualunque mezzo necessario per scoprire la verità, e questo mezzo avrebbe potuto essere anche la tortura. A onor del vero, bisogna dire che non c'è assoluta certezza sul fatto che le confessioni siano state storte sempre o solo con la tortura. I Templari erano uomini d'armi, non tutti e non sempre dei santi avrebbero potuto avere qualcosa da nascondere. Le confessioni sono comunque tutte molto simili, come se il copione fosse già stato scritto dai loro accusatori. 11 giorni dopo l'arresto, il 24 ottobre, arriva anche la confessione più pesante di tutte, proprio quella di Jacques de Molay, il maestro dell'ordine, interrogato dai dotti dell'Università di Parigi per volontà del re. A questo punto il Papa non può far altro che recepire queste notizie ed emanare il 22 novembre una bolla, Pastoralis Praeminentiae, con la quale ordina ad ogni sovrano europeo di arrestare tutti i Templari e di sottoporre i beni dell'ordine alla tutela ecclesiastica. A questo punto la storia dei Templari sembra aver preso la piega peggiore possibile, ma ancora alla fine del 1307 non tutto è perduto.
I sovrani europei non accolgono unanimemente le indicazioni della bolla papale, anzi molti ritengono le accuse infondate. I templari fuori dalla Francia dunque sono in una posizione leggermente migliore. Prendono ad abbandonare l'ordine e a confluire all'interno di altri ordini. Nel 1307 il Papa decide di farsi valere e fa interrogare Jacques de Molay da cardinali inviati da lui. Il 27 dicembre 1307 de Molay ritratta la confessione fatta il 24 ottobre, dicendo che gli è stata estorta. Il Papa quindi nutre dei dubbi sulle decisioni prese da Filippo IV e non si lascia sopraffare facilmente. Difendendo le sue prerogative, ottiene il trasferimento di 72 templari davanti ad un tribunale ecclesiastico, dove vengono assolti. C'è dunque una frizione tra Filippo IV e il Papa, e i due raggiungono un accordo dopo serratissime trattative nel 1308. Il re rinuncia alla conduzione esclusiva dei processi e consente di affiancare ai suoi funzionari dei rappresentanti della Chiesa. Il Papa si impegna in cambio a convocare un concilio sulle sorti definitive dell'ordine templare. Di nascosto, il Papa manda nuovamente dei cardinali investiti dei pieni poteri ad interrogare Jacques de Molay e altri tre membri di spicco dell'ordine templare rinchiusi sempre nel castello di Chinon, dove la nostra storia è iniziata. È il 17 agosto del 1308. De Molay è convinto che lascerà quel castello e l'arrivo dei cardinali lo rincuora. Stranamente, in questa occasione ritorna alla prima versione fornita e confessa nuovamente anche davanti ai cardinali. Una fonte dell'epoca, la Pergamena di Chinon, rinvenuta nell'archivio segreto vaticano dalla studiosa Barbara Frale nel 2001, illustra chiaramente come si svolsero i fatti in questa occasione. Gli interrogati non vengono torturati e, nonostante la confessione, i cardinali mandati dal Papa decidono di assolverli, riammettendoli nella comunione della Chiesa Cattolica. I cardinali erano investiti di fatto dei poteri del Papa e dunque la loro decisione può ritenersi esattamente conforme alla volontà del Papa. Clemente V voleva assolvere i templari e reintegrarli nella Chiesa. La Pergamena di Chinon dimostra anche che le accuse rivolte ai templari potrebbero essere state fondate su un rituale di iniziazione mal interpretato. I novizi venivano sottoposti alla tentazione di sputare sulla croce e rinnegarla per testare la loro vera fedeltà al cristianesimo, tanto che poi l'esito dell'ammissione nell'ordine non dipendeva dal fatto che compissero o no questi atti sacrileghi, ma dalla loro reazione a tale richiesta e dalla loro obbedienza. In ogni caso, per il Papa queste accuse riguardavano il malcostume e non l'eresia. Vari passaggi degli interrogatori e le stesse accuse rivolte ai templari, come quest'ultima, fanno comunque supporre che i templari fossero una confraternita iniziatica, dove la segretezza era fondamentale. Il 26 novembre del 1309, de Molay compare davanti alla commissione pontificia ufficiale, alla presenza anche di Guglielmo di Nogaret, che seguiva l'inchiesta per conto del re. Qui de Molay cambia nuovamente atteggiamento, imbastisce una difesa rispetto alle accuse giustificandosi con il fatto di essere un uomo illetterato che non conosce il latino, incapace di difendersi. Egli conclude l'interrogatorio con un atteggiamento ancor più misterioso, dicendo che se potesse rivelerebbe quello che sa, ma non può, e chiede di parlare direttamente con il Papa. Che cosa sa Jacques de Molay? Perché in un momento in cui è a rischio la sua stessa vita e la sopravvivenza dell'ordine di cui è a capo dà ad intendere di star nascondendo qualcosa di cui può parlare solo con il Papa? Nessuno lo sa. La cosa rimane un mistero. Jacques de Molay non riuscirà a parlare con il Papa. Filippo IV lo tiene prigioniero a Chinon proprio per impedire l'incontro. Jacques de Molay non verrà neanche interrogato nuovamente. Le sue varie ritrattazioni non hanno mai trovato una spiegazione ovvia. Non è provato che sia stato torturato, anzi certamente in varie situazioni non lo fu, anche se diverse lettere contemporanee lo affermano. La tortura potrebbe essere una parziale spiegazione, ma il suo atteggiamento appare molto più strano e controverso. I membri del suo ordine nel frattempo stanno vivendo momenti migliori. I vescovi hanno ricevuto l'ordine di giudicare i templari, ma in questi processi il clima è favorevole. All'inizio del 1310 tutti quelli che vengono processati, tranne uno, ritrattano le confessioni fornite agli ufficiali del re, e tutti vengono assolti. A Guglielmo di Nogaret e a De Marigny questa linea non piace affatto. L'occasione di eliminare per sempre i templari sta sfuggendo da sotto al loro naso.
Allora De Marigny convince il re a far nominare arcivescovo della città di Sens il suo fratellastro, e il nuovo arcivescovo, nel processo di sua competenza, condanna e fa mettere a rogo 54 templari che avevano ritrattato le confessioni fatte 3 anni prima. Questa condanna doveva avere soprattutto un valore intimidatorio nei confronti degli altri membri dell'ordine che ritrattavano. Se il re fosse riuscito a prendere il controllo di altre diocesi, anche loro avrebbero fatto quella fine. Nel frattempo, Jacques de Molay e gli altri capi dell'ordine sono ancora prigionieri e attendono la pronuncia definitiva del Papa in merito al loro ordine. Dai segnali ricevuti, probabilmente de Molay confidava ancora nel Papa. Clemente V dà avvio al concilio promesso, che si tiene a Vion, città della Francia sud-orientale. Inizia i lavori solo nell'ottobre del 1311, ma in questo caso Filippo IV non usa le mezze misure e, per mettere pressione al Papa, marcia con l'esercito sulla città di Vion. Il Papa, di fatto costretto a prendere una decisione mentre l'esercito di Filippo IV controlla le strade della città, emette la sua sentenza definitiva il 22 marzo del 1312 con la bolla Vox in Excelso. Nella bolla si afferma che dalle risultanze dei processi non si poteva procedere giuridicamente contro i templari, ma a causa dei sospetti e delle ombre gettati sui templari dai processi stessi, l'ordine veniva comunque soppresso per via amministrativa ed era fatto assoluto divieto di ricostituirlo, portarne lo stemma e la bandiera. Nel giro di 2 mesi, il Papa chiarisce maggiormente gli aspetti più materiali della faccenda che tanto stavano a cuore a Filippo il Bello. I beni dei templari passavano all'ordine degli ospitalieri e agli appartenenti all'ordine ormai sciolto sarebbero toccate 2 sorti diverse. Chi aveva confessato o era stato dichiarato innocente avrebbe ricevuto una pensione o avrebbe potuto aderire a un altro ordine monastico. Coloro che avevano negato le accuse ed erano stati riconosciuti colpevoli o che avevano ritrattato le confessioni sarebbero stati condannati a morte. In realtà gli ospitalieri furono costretti a pagare la maggior parte di quanto incamerato come spese per il mantenimento dei prigionieri templari proprio al Regno di Francia e, temendo di subire la stessa sorte toccata ai templari, accettarono questo svantaggioso destino e decisero di cessare in breve tempo le loro attività finanziarie. Filippo il Bello non si impossessò dunque direttamente dei beni, ma ottenne una grande somma dagli ospitalieri, eliminò come pianificato uno dei suoi principali creditori e procedette ad una riorganizzazione amministrativa del regno col conseguente forte ridimensionamento degli ordini militari. Così cadeva per sempre l'ordine dei Cavalieri Templari. Jacques de Molay è ancora prigioniero nel castello di Chinon con gli altri capi dell'ordine. Forse parte della responsabilità per quanto accaduto ai templari è anche sua. De Molay si rifiutò di fondere i templari con gli ospitalieri, confessò e ritrattò più volte e fece sempre affidamento solo su Papa Clemente V, l'unico al quale avrebbe potuto parlare chiaramente di qualcosa di segreto, ancora oggi ignoto. Il Papa tentò effettivamente in un primo momento di difenderlo, ma alla fine fu obbligato ad un compromesso con il potente re di Francia, a discapito dei Templari. Il 22 dicembre 1313 viene nominata una commissione composta da cardinali in rappresentanza del Papa e da avvocati nominati dal re di Francia, per decidere la sorte di Jacques de Molay e degli altri 3 capi dell'ordine che avevano precedentemente confessato. Nel marzo del 1314 i 4 vengono condotti sulla piazza della cattedrale di Notre Dame e ricevono pubblicamente la sentenza, carcere a vita. Ma a questa sentenza Jacques de Molay e un altro dei 4 reagiscono in un modo che sorprende gli stessi membri della commissione che li ha condannati. Proclamano la loro innocenza affermando di aver mentito nelle loro precedenti confessioni. Con questo gesto vanno di colpo a finire tra quelli che hanno ritrattato le loro confessioni, per i quali il Papa stesso ha dichiarato che la pena è la morte. Filippo il Bello non perde l'occasione e li fa mettere a morte il giorno dopo. De Molay è un uomo anziano, a capo di un ordine ormai sciolto. Una decisione così rapida potrebbe essere dovuta ad un'inimicizia personale del re nei confronti del maestro. I due si sono sempre trovati su fronti opposti, fin dall'elezione di De Molay. L'esecuzione si tiene su un'isola della Senna, chiamata Isola dei Giudei. Goffredo di Parigi, chierico della cancelleria del re di Francia, racconta che Jacques de Molay tenne un comportamento fiero e orgoglioso e accettò la morte senza paura. Morì in un modo così sereno che tutti i presenti se ne meravigliarono.
Le sue ultime parole furono una sorta di maledizione contro chi l'aveva condotto a quella fine, il re di Francia e il papa, nel quale aveva sempre riposto le sue speranze. Queste parole divennero poi famose come la maledizione dei Templari. Dio sa chi ha torto e chi ha peccato. Presto la sfortuna si abbatterà su coloro che ci condannano ingiustamente. Dio vendicherà la nostra morte. Signore, sappi che, in verità, tutti coloro che sono contrari a noi, attraverso di noi, dovranno soffrire. Una targa ricorda ancora oggi il luogo della sua esecuzione. Se avete apprezzato questo video, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. In descrizione trovate altri video in cui parlo anche dei Cavalieri Templari e aggiungo molti dettagli alle leggende che li vedono coinvolti. Grazie per la visione e a presto!